Carissimi studenti, benvenuti in questa lezione di neuroanatomia. Parleremo dell'anatomia dell'orecchio. Mi raccomando, richiedetemi il corso di fisiologia umana dove potrete integrare tutto ciò che qui diciamo a tanti, ma tanti altri aspetti di enorme importanza che dovete conoscere al riguardo. Quindi, se volete, richiedetemelo, perché è molto importante. Troverete altri schemi, altri disegni che vi aiutano anche nella comprensione dell'anatomia. In ogni caso qui, come potete vedere, vedremo diversi miei modelli, oltre che diversi video che vi ho fatto relativi ai miei modelli didattici, e poi vedrete disegni, schemi e tant'altro. Va bene, allora vi ho detto dove trovare il materiale, quindi richiedetemelo, eh? E adesso iniziamo a descrivere anatomicamente l'orecchio. Mi raccomando, per dare un senso, ovviamente dovete studiare fisiologia. Quindi richiedetemi il corso. Chiusa parentesi, parliamo dell'anatomia dell'orecchio. Allora, l'orecchio è essenzialmente presente a livello dell'osso temporale, quasi tanto talmente a livello dell'osso temporale. Vi ho descritto le regioni dell'osso temporale, riprendetevi le lezioni di anatomia al riguardo, eh? Poi altri schemi, magari altre lezioni di approfondimento le metterò a parte. Però in questo corso ciò che vi dico vi basta. Allora, come già da qui potete vedere, l'orecchio è in sezione, vedete? È costituito da una regione che prende il nome di orecchio esterno, una parte intermedia che prende il nome di orecchio medio, allora nella descrizione anatomica, come vi ho già detto, cerchiamo di seguire quello che è l'andamento anatomico, ovviamente naturale, dell'orecchio. Quindi orecchio, prima vediamo l'orecchio esterno, poi vedremo l'orecchio medio e poi vedremo l'orecchio interno. Quindi abbiamo parlato del padiglione auricolare, essendo più esterno, cerchiamo di dire qualcosa in più per quanto riguarda il meato acustico esterno. State ben attenti perché poi vi faccio vedere dei video e modelli a girare, li potete vedere anche ora se andate avanti, eh? È meglio a vederli prima, durante e dopo, vi aiutano molto di più nel comprendere tutto in 3D. Anche se questi modelli sono in 3D e tra virgolette avete una percezione maggiormente 3D. Allora, come vi ho già detto, il meato acustico esterno è importante per la trasmissione delle onde sonore dall'esterno dell'orecchio fino alla membrana timpanica. Arriva appunto, vedete, all'esterno fino alla membrana timpanica, qui termina. Adesso, come potete vedere, presenta due regioni principali da un punto di vista istologico. Ha, come vedete, una regione cartilaginea e un'altra regione invece ossea. Lo vedete, no? Guardate qui, meato acustico esterno, anche qui è meato acustico esterno, però qui vedete è come la cute è adesa all'osso. Quindi allora mi raccomando, abbiate tutte dinanzi queste immagini, eh? Vedete qui, tutta questa regione qui è l'orecchio medio, adesso la descriviamo. Anche qui ha una vista superiore, questo è l'orecchio medio, questa regione qui, questa
qui considerate i numeri verdi, perché questi ve li ho scritti riferendomi ai numeretti verdi in verde che vi ho messo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e via dicendo. Guardando anche ciò che vi ho scritto in precedenza con i numeretti, ecco qui avete un'altra bella immagine, di un mio modello anatomico fatto dall'alto verso il basso, quindi tutta questa regione qua è l'orecchio medio. State molto attenti, prima vi faccio vedere uno schemino, vi avevo già detto, e questo ve l'ho anche fatto vedere, che l'orecchio lo possiamo suddividere in orecchio esterno, orecchio medio e interno, queste tre regioni anatomiche. A livello dell'orecchio interno, abbiamo una componente ossea, per adesso vi sembrerà un po' arabo, però vi farò capire tutto bene, non do nulla per scontato, un passetto alla volta. Abbiamo una componente ossea nell'orecchio interno, nella regione più interna, che è il labirinto. Questo labirinto osseo è costituito da tre regioni. Per il momento vi serve per memorizzare, non preoccupatevi se non capite per il momento. Il vestibolo, la chiocciola e i canali semicircolari, ossei. Ora, dentro queste strutture ossee è presente un labirinto membranoso. Quindi dentro questa struttura ossea, che poi vedremo e si chiama vestibola, allora, guardiamo il video, ve l'ho messo a girare il modello. Vedete l'orecchio esterno che abbiamo già visto, il condotto uditivo esterno, notate? Qui esternamente a livello dell'osso temporale, fuori esce poi il nervo vestibolo cocleare di cui vi ho parlato. E poi, per quanto riguarda la via, riprendete le lezioni che ho dedicato. Vedete? In arancione tessuto adiposo, in azzurro tessuto cartilagineo, come vi ho spiegato in precedenza, questo è tessuto osseo, ovviamente. Vedete la membrana timpanica? Guardate com'è inclinata, guardate nella forma, guardate nei rapporti. La membrana timpanica, isoliamola un attimino, poi vi faccio vedere un video, come vi ho già detto, in modo tale che possiate avere una migliore percezione in 3D. Ecco, presenta delle cellule muscolari lisce, a orientazione radiale, la cui funzione è essenzialmente anche quella di mantenere in tensione ottimale la membrana timpanica. Anche qui vi faccio vedere un piccolissimo video di meno di un minuto dove vedete appunto la membrana timpanica, un po' come l'abbiamo descritta, quindi con le sue componenti, la sua parte esterna, la sua parte interna. Vedete gli ossicini, i tre ossicini, il martello, l'incudine, poi la staffa, e quindi vedete un po' da un punto di vista tridimensionale anche l'andamento e la relazione che ha con appunto l'orecchio medio, gli ossicini, il martello, e come martello, incudine e staffa sono un attimino articolati tra loro. Poi però, per quanto riguarda i tre ossicini, ne parleremo un po' meglio dopo. Quindi questo è un po' un video piccolino per farvi capire in 3D, un po' isolando questa struttura. Allora, state ben attenti. Finestra ovale e finestra rotonda. Allora, diciamo innanzitutto qualcosa. La finestra ovale altro non è che una membrana che trasmette quelle che sono le vibrazioni adesso
vi faccio un po', ve li descrivo un po', ve ne parlo un po'. State bene attenti, utilizzate anche i vostri modelli. Non vi devo imboccare con il cucchiaino tutto. È già tantissimo ciò che vi do. Però, state bene attenti, questo è comunque il muscolo tensore del timpano. Vedete il decorso, vedete le fibre muscolari, vedete l'andamento e adesso vedremo un po' cosa fanno sia il muscolo tensore del timpano che il muscolo trapezio. Queste immagini me le avevo già fatte vedere, il nervo vestibolo cocleare, riprendete le precedenti lezioni, i canali tre canali semicircolari, che hanno l'uno con l'altro un angolo di all'incirca 90 gradi, all'incirca, la chiocciola, vedete, spiraliforme, la chiocciola, ecco, queste regioni qui, adesso ve le faccio vedere, le due finestrelle, finestra ovale e finestra rotonda, ve ne ho già parlato, poi le vedremo meglio, soprattutto nel corso di fisiologia, quindi vediamo un po' un video affinché possiate avere un po' una percezione, tra virgolette, in 3D. State ben attenti a questi video, perché li dovete avere sempre dinanzi, mentre che studiate. Mentre che studiate dei videocorsi, dei miei videocorsi o da altri videocorsi, mentre che studiate dai vostri libri di testo che assolutissimamente dovete avere, mi raccomando, non sia mai che studiate dalle slide. Qui è la conoscenza vera e propria, chi vuole studiare dalle slide che se ne vada. Ecco, quindi vedete la chiocciola.